E mi ha portata a tritare qualsiasi cosa da mangiare oppure a non mangiare per giorni. Ragazzi, ragazzi, sono Stevie e siamo qui tornati in un nuovissimo video. Oggi, ragazzi, sono qui per parlarvi di una delle esperienze credo più terribili che io abbia mai vissuto. E forse questo è un motivo anche in più da aggiungere alla lista del perché ho tipo le ossa che mi escono fuori. Comunque, prima di iniziare, vorrei innanzitutto dire che io vorrei specificare più che altro questa cosa: non ho mai avuto nessun tipo di disturbo alimentare. Quindi, se siete entrati in questo video perché soffrite di disturbi alimentari, di sapere la mia esperienza, io non ho sofferto di disturbi alimentari, ma bensì ho avuto un trauma, ecco, che mi ha portata a fare diverse cose, tipo a non mangiare per un tot di tempo. Non credo che si possa chiamare disturbo alimentare, perché io ho vissuto un trauma che mi ha completamente bloccata ogni orizzonte, mi ha proprio fatto perdere la ragione e mi ha portata a tritare qualsiasi cosa da mangiare oppure a non mangiare per giorni. Io direi innanzitutto di partire dal principio. Questo è successo in quinta o quarta elementare. Una mamma di un mio compagno di classe stava raccontando davanti a noi ragazzini di tipo 10 anni e davanti alle nostre madri che suo fratello è deceduto, cioè era deceduto, perché si era strozzato con un pezzo di carne ed era soffocato. Che dire, la cosa, ragazzi, non è che mi ha lasciato in shock, di più, è proprio una cosa che mi ha traumatizzato. Cioè, sentire quella storia, poi comunque a 10 anni sei facilmente influenzabile, ma comunque anche a 15-16 anni, però quando sei più piccolo ovviamente quello che dicono gli adulti ti sembra tipo, oh mio Dio, se lo dicono loro allora è vero. Bene, ho vissuto questo trauma perché io da quel momento in poi, ragazzi, ho avuto paura di mangiare qualsiasi cosa, specialmente la carne. Io ho rifiutato per un lasso di tempo tipo di un anno e mezzo, di mangiare carne, o comunque di mangiarla ma tritata, tagliata a pezzettini. Ragazzi, non sto scherzando, così. In più avevo questa paura di deglutire, cioè proprio di mandare giù il cibo, avevo paura di masticare. Non so, ragazzi, è stato veramente un periodo molto brutto adesso a ricordarlo. Oh mio Dio, mi sale l'ansia. Bene, in quinta elementare una ragazzina si sente di una cosa del genere, rimane in shock. Mia mamma poverina è andata nel panico perché ha cominciato a vedere la figlia non mangiare. Rifiutavo di mangiare perché avevo proprio paura di mandare giù il cibo, cioè avevo paura di strozzarmi. Non volevo mangiare la carne e sappiamo tutti che, diciamo, nell'età della crescita la carne è importantissima, come lo è tutto il resto del cibo, ma comunque la carne in primis. Io, ragazzi, da lì ho cominciato a rifiutare ogni tipo di trattamento, quindi frullata, tagliata a pezzetti, proprio io la rifiutavo, perché per me la carne era sinonimo di morte, cioè io la paragonavo a questo, era sinonimo di, non lo so, ragazzi, è straziante adesso a ripensarci, perché davvero ho vissuto un periodo tanto tanto brutto. E infatti io, ragazzi, mi sono ritrovata alle medie con un fisico di una bambina di terza elementare, ma questo non perché non mangiavo carne, ma perché in generale non mangiavo. Io, ragazzi, mi sento fortunata perché ho un metabolismo molto veloce, quindi anche se mangio schifezze, il tutto poi si sfoga con qualche bollicina e basta. Cioè non metto su peso, né sulle cosce, né sulle braccia, né sulla pancia. Io metto bolle, ok? Mi vengono queste bolle che dopo una settimanella nemmeno spariscono, grazie ai trucchi di mamma, anche in 2-3 giorni. Ma comunque, avevo cominciato a non mangiare più e quindi a perdere di peso. Io mi sono ritrovata così in seconda media che pesavo all'incirca 42 kg, non superavo nemmeno i 45, proprio no. E infatti proprio per quello i miei professori erano preoccupati, perché cioè si chiedevano perché io pesassi così poco. Io, ragazzi, quando ero alle medie ho fatto diversi sport, ho fatto diverse gare. I 1000 di Miguel, per chi non sapesse cos'è, era una corsa di 1 chilometro, che ha finito sul giornale, adesso, ragazzi, non so fare 2 scalini. Poi ho fatto il salto in alto e lì, ragazzi, ho sfruttato al meglio la mia leggerezza, la mia anche, non lo so, la mia anche agilità, perché sappiamo che ovviamente non avendo grassi o comunque peso addosso siamo molto più agili, riusciamo a muoverci con più facilità. Ho fatto breakdance, lo faccio ancora, poi ho fatto karate, ho fatto piscina, cioè comunque io ho fatto davvero tantissimi sport e mi sono sempre tenuta in allenamento. E proprio per questo a me serviva mangiare, però non mangiavo. Cioè, pensate, una ragazzina che faceva 3 sport a settimana, più tutti gli sport che facevo a scuola, quindi pallavolo, pallamano, palla rilanciata, cioè comunque io veramente mi muovevo un sacco. E infatti io molte volte, ancora adesso,
adesso soffro di cali di zucchero perché, raga, il mio corpo non ce la faceva, cioè non riusciva a tenere questo ritmo. Infatti io per diversi motivi mi sono buttata sul bere soltanto ed esclusivamente Coca-Cola. Cioè immaginate me che bevo solo Coca-Cola e non ingerisco niente, perché ero in questa fase di trauma e ve lo giuro, avevo paura di mangiare una qualsiasi cosa. Appena mi strozzavo, non lo so, andavo fuori di testa. Anche adesso quando mi strozzo vado fuori di testa, perché è proprio una mia angoscia personale che mi è rimasta. Ma comunque, proprio perché bevevo Coca-Cola, mi sono andata a... Mi si è andata a ritorcere contro la situazione, perché io adesso, come adesso, sono in terapia da ben 2 anni per guarire la mia gastrite cronica. E mi avevano anche detto che dovevo operarmi addirittura, però adesso non so dirvi, devo informarmi, perché non mi prendo un attacco di gastrite da almeno 2 settimane. Sono andata all'ospedale così tante volte, ragazzi. Le flebo e le pasticche che mi hanno detto di prendere quando mi fa male la pancia. Se non ho mangiato, poi devo mangiare 2 volte al giorno regolarmente, perché se non mangio mi vengono certi attacchi, ragazzi, voi non potete capire. All'altezza qui sotto le costole, proprio all'altezza dello stomaco, sentite queste fitte fortissime. E voi siete lì tipo, oh mio Dio, per favore, mettete fine alle mie sofferenze. E proprio per questo, raga, io ancora adesso rimpiango di, non lo so, aver vissuto quel trauma, perché ha fatto sì che io bevessi solo esclusivamente tanta Coca-Cola, perché non lo so, quegli zuccheri mi servivano per vivere, per muovermi, per essere concentrata, perché si sa che quando non mangi sei anche deconcentrato, non riesci a muoverti, sei stanco. E io mi sfogavo bevendo Coca-Cola. Infatti il tutto poi è andato a ritorcersi contro, perché io adesso come adesso sono ormai da, se non erro, 2 mesi che non tocco bevanda gassata se non tè e acqua. Cioè io veramente, raga, sto vivendo questa terapia di acqua e tè e wow, mi sento, diciamo, meglio, perché non ho quegli attacchi di gastrite così forti per delle bevande gassate. Certe volte cado in quella tentazione, perché io credo che la Coca-Cola sia tipo una droga, no? E la caffeina è tutto. E penso che ogni tanto mi verrebbe quella voglia di anche bere un bicchiere di Coca-Cola, però ho proprio detto no, no, a me stessa mi sono impuntata questa sfida di non bere Coca-Cola. E quindi ora come ora sono da 2 mesi senza bere Coca-Cola e sono in astinenza. Fatto sta che dopo 1 anno ho cominciato di nuovo a mangiare carne, piano piano, prendendo dei bocconi piccoli. Poi mi è successo che una volta stavo soffocando con un pezzo di carne perché l'avevo mangiato, che era un pezzo troppo grande, stavo praticamente soffocando. Se non ci fosse stata la mia vicina probabilmente sarei morta soffocata. E ragazzi, i casi della vita, capita. Poi niente, ho cominciato questo percorso di recupero nel mangiare. Mi sono affidata di più al cibo, perché io per un momento ho odiato qualsiasi forma di cosa che si mangia. Qualsiasi cosa che si potesse mangiare io la detestavo, perché avevo proprio paura di mandarla giù, di sentire sta cosa. Cioè, vabbè, era una cosa mia mentale che mi ha portata all'esaurimento nervoso. Ora come ora mi trovo, diciamo, in peso form, diciamo così, anche se proprio peso forma non sono, cioè peso normalmente, non peso forma, ma peso normalmente. E oh mio Dio, ve lo giuro, ora come ora mi trovo bene con il mio corpo, faccio ancora tanti sport, mi muovo parecchio, anche se adesso ho la macchina, quindi sono una sfaticata e non prendo mezzi. Però comunque tra breakdance e piscina mi muovo abbastanza, mangio schifezza a gogo, ma grazie al mio metabolismo il tutto non si sfoga qui, qui e qui, ma si sfoga solo sulla mia povera faccia e sul mio doppio mento. Però posso essere felice perché veramente ho superato questo percorso, che è stato un percorso davvero tanto difficile, perché pensate a una persona che ha vissuto un trauma del genere e che ha paura di mangiare. Cioè avere la fobia del cibo credo che sia la cosa più brutta al mondo, perché cioè il cibo è essenziale per vivere, se non c'è cibo cioè non c'è vita e che ansia. Poi adesso con il fatto anche della gastrite vi terrò aggiornati. Questa cosa ve l'ho raccontata tipo a novembre di 2 anni fa e ancora adesso sono in terapia, perché devono capire come operare la cosa, come, non lo so, gestirla, perché io mi sento tanto in difficoltà e ancora adesso ho paura tipo di sgravare, nel senso che ho paura di mangiare un qualcosa che non devo, bere un qualcosa che non devo e ritrovarmi all'ospedale con dei dolori lancinanti e aspettare ore ed ore in ospedale, perché la gastrite è un codice verde, né arancione né rosso, quindi devi stare lì in sala d'attesa con questi dolori che ti perforano lo stomaco e stai lì tipo 3 ore. Poi dopo ti mandano a casa dicendoti guarda non c'è posto. Ma comunque, questa ragazzi era la mia esperienza con il cibo. Fatemi sapere invece qui sotto voi nei commenti se avete vissuto dei traumi che vi hanno portati a non mangiare, se avete vissuto dei...
dei disturbi alimentari, ecco, se vi sentite in colpa quando mangiate, perché io comunque mi sto, tra virgolette, iniziando ad informare su questo campo perché sto conoscendo delle persone con dei disturbi alimentari e mi sto un pochino informando anch'io sulla cosa, però volevo sapere anche se c'è qualcuno tra di voi che sta superando questa cosa, che sia anoressia, bulimia o tutte queste cose qui. Scusate se non sono informata sull'argomento, ma non ne avevo assolutamente idea finché, non lo so, sono spuntate queste persone adesso che mi parlano dei loro problemi con il cibo. Io tipo, mio Dio, mi avete aperto un mondo. Comunque, detto ciò, vi aspetto qui sotto nei commenti e allo stesso tempo vi aspetto anche sul mio profilo Instagram. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Vi mando un grande bacio, trovate i link tutti quanti sotto in descrizione. Se ancora non iscritti, iscrivetevi a troppe. E niente, ragazzi, ma ciao, lascio io. Allora, spero che vi sia belli. Ciao belli, un bacio, ciao. Thank you.